Sono un medico del medico in pensione, perché poi ci si riduce che quello che si può fare si cerca di farlo in pensione, anche se non è sempre facile. Sono dentro a alcune associazioni che partecipano alla rete. Mi veniva nel sentire questi ultimi interventi, mi venivano in mente le situazioni di degrado della assistenza in funzione di una salute che si vede soltanto quando non c'è. Quando c'è la malattia ci ricordiamo della salute, è un modo di descriverla che a secoli non è un'invenzione nuova, e che è legata con tutto il resto. E a legarlo è l'interesse economico di alcuni che prevale rispetto all'interesse della persona che ha bisogno. È bruttissimo ricordare in questo momento la situazione legata agli affidamenti dei minori in una provincia della nostra regione, e ne è il quadro, perché se l'assistenza familiare e vicinale è degradata, ci sono stati dei motori che hanno lavorato probabilmente nel lungo nostro dopoguerra, che ha visto crescere le famiglie sempre più aumentare di numero le famiglie sempre più piccole, la necessità della 600 e tutto il resto che c'è stato dietro. Ma questa situazione di altri interessi che convergono verso la evidenziazione della salute come evento negativo, cioè come foto in bianco e nero a rovescio, questa qui non risparmia in particolare l'ambito delle tecnologie sanitarie, che vuol dire farmaci, ivi compresi gli integratori e tutto quello che ci spacciano, e criteri diagnostici, medicalizzazione, eccetera. In particolare l'associazione che è chiamata No Grazie si occupa proprio della ricerca e della denuncia delle situazioni in cui altri interessi, noi guardiamo in particolare gli interessi economici, vengono proposti a delle persone che non dovrebbero cedere alla voglia di soldi, perché hanno una missione più importante da fare, che è quella di curare una salute, che salute sia, e non che si legga solo in negativo. C'è un contributo anche dei No Grazie nel volume, che io non presento perché non l'ho seguito io. Volevo però sottolineare come questa catena di interessi ha un denominatore comune, e che è l'interesse economico, che si spinge anche all'interno persino dei processi diagnostici e di cura.